Si rinnova l'appuntamento con quello che è ormai uno dei festival musicali più importanti per quanto riguarda la stagione estiva del nord Italia, il Festival di Villa Arconati, nella splendida cornice della Villa Le Porte di Milano. Presentiamo questa 27esima edizione con uno degli organizzatori che è con noi, Giancarlo Cattaneo, questo pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi, grazie dell'invito. 27esima edizione inizia ormai davvero a essere uno dei festival più longevi non solo della Lombardia ma del Nord Italia e anche quest'anno nomi di altissimo livello. Come è stato organizzare questa nuova edizione? È stato, diciamo, un po' faticoso mettere insieme le risorse perché sono anni un po' complicati. Però dopo aver messo insieme le risorse pensiamo di offrire un cartellone di tutto rispetto. Presentiamo allora questo nuovo cartellone del festival per questa edizione che si apre il 20 di giugno con un grandissimo concerto. Iniziamo il 20 giugno con Patti Smith che celebrerà i 40 anni di Oasis del suo, diciamo, album di rivelazione. Quindi questo grande ritorno di Patti Smith il 20 giugno, una delle poche date del nord Italia, noi ci teniamo moltissimo. E qui il nostro festival è sempre stato un po' un festival in cui c'è la tradizione, c'è l'innovazione, ma soprattutto pensiamo di avere in 27 anni, diciamo, di 27 edizioni anche una credibilità e quindi ci permettiamo poi di proporre dei concerti nuovi con dei nuovi artisti. E quindi il 6 luglio questo gruppo tedesco molto interessante che è Einstürzen Neubauten, che farà una musica molto particolare perché sarà un concerto dedicato alla Prima Guerra Mondiale, quest'anno è l'anniversario della Prima Guerra Mondiale, anche con registrazioni poi, diciamo, d'epoca, purtroppo dei detenuti della Prima Guerra Mondiale, quindi un progetto molto interessante. Ma prima, questo è un anno anche di molte donne, il 30 giugno avremo Fiorella Mannoia, un ritorno gradito, con noi è stata molto, sin dal Dunque, il primo concerto che abbiamo fatto era nel 1991, quindi insomma, ci ha seguito, diciamo, nella crescita del festival e noi abbiamo anche seguito la sua crescita artistica. E poi l'11 luglio, Caetano Veloso e Gilberto Gil, questo è un evento, diciamo, straordinario, un po' un regalo che ci siamo fatti nell'anno di Expo con un concerto di grandissimo livello. E speriamo che raccolga il favore del pubblico. E poi il 14 luglio, una delle ultime esibizioni di un gruppo storico come l'orchestra di Buena Vista Social Club, sì, è una delle ultime esibizioni dal vivo perché poi hanno deciso, insomma, di ritirarsi, quindi una delle ultime possibilità. E poi nella tradizione sempre del festival, nuove proposte, abbiamo Brunori, una società a responsabilità limitata, questo è un artista che fa cabaret, teatro canzone, che racconta un po' la difficoltà di vivere una vita normale e invece di, insomma, di puntare un po' nei suoi testi anche alla trasgressione. E poi il 18 luglio Nina Zilli, un'artista italiana di grandissimo livello, per chiudere poi con una proposta che sicuramente interesserà il pubblico giovanile, The Cooks. Il nome della band nasce da una canzone di David Bowie, una band molto interessante, una band inglese di indie rock, che penso troverà il favore del pubblico giovanile. Naturalmente, per sapere tutto del Festival di Arconati, vi è un sito www.festivalarconati.it e anche un numero verde 800 47 47 47. Noi siamo a due passi da Milano, a due passi anche dall'uscita della Milano-Torino, quindi anche per il pubblico piemontese vi aspettiamo. Ricordiamo che questo festival si tiene anche in un ambiente molto particolare, all'interno della villa di Arconati, immersa in un parco che è una riserva naturale, con la partecipazione dei proprietari della villa, del comune di Bollate e dell'Unione di Comuni del Polo Insieme Groane. Il Polo Culturale è un'associazione di comuni e la villa è privata e quindi c'è questo connubio, diciamo, di rapporto tra pubblico e privato che è un po' la forza del Festival di Villa Arconati. Ed è la dimostrazione che si può investire in cultura. Sì, si può investire in cultura e anche in questi anni complicati e difficili si può investire in cultura e anche nella buona musica e proporre la musica in un ambiente che non è, diciamo, il solito, magari un po' improvvisato, ma che ha una sua bellezza architettonica e anche una gradevolezza di allestimento e di comfort per il pubblico.
Ricordiamo il primo appuntamento del festival sabato 20 giugno con un grandissimo concerto di Patti Smith. A seguire il calendario che potete trovare in integrale con la disponibilità della prevendita per i biglietti sul sito villarconati.it. Grazie a Giancarlo Cattaneo che ci ha presentato questa nuova edizione. Buon lavoro. Grazie a voi, grazie, arrivederci.